questa legge elettorale è esattamente il contrario di quello che in qualche modo ci si aspettava all'inizio di questa legislatura. Dovevamo produrre una legge elettorale che desse più stabilità al sistema, mi sembra che stiamo producendo una legge elettorale che va in un'altra direzione. Prima giornata di voto in aula sulla legge elettorale, già c'è l'ombra dei franchi tiratori, oltre 100 franchi tiratori. Il Movimento 5 Stelle ha detto di non voler ritirare i propri emendamenti sul voto disgiunto, il correttivo di governabilità e sulle preferenze. Cosa farete? Come voterete in aula? Noi siamo delle persone serie, abbiamo espresso le nostre riserve e le nostre contrarietà. Abbiamo votato in direzione nei gruppi e sulla base di quell'orientamento ci atteniamo. La domanda va rivolta al Movimento 5 Stelle, se quei numeri che mancano non siano un segno di un malessere crescente in quel movimento. Se così è giusto che lo si dica, perché cambia completamente il contesto nel quale ci si muove. Quindi voi voterete di fatto contro le preferenze, contro il voto disgiunto, così come il Partito Democratico, come ha annunciato Rosato? Sì, noi ritireremo i nostri emendamenti se il Movimento 5 Stelle ritirerà i propri, chiaramente. Dopodiché sulla decisione sui singoli emendamenti noi siamo impegnati ad approvare l'impianto della legge, non i singoli punti, ma sull'impianto generale è chiaro che noi ci atterremo alle indicazioni della maggioranza del partito. Il Parlamento pensa che sulla legge elettorale ci siano franchi tiratori anche nel PD? Io non credo, penso che il PD ha avuto una discussione sofferta, trasparente e chiara, che ognuno ha potuto seguire nella direzione, nei gruppi che ci sono stati dopo. Ogni qualvolta c'è una discussione di questo genere si può interpretare meglio la volontà di un partito, non abbiamo bisogno di nasconderci dietro pseudo consultazioni.